Vai ver de shun Luduk, Duduk. Ați auzit de un? Aidur! Vai ver de Europa? Cine trece e mare sacă, mare stasera siamo in uno splendido locale a Milano, nel Club 113, dove abbiamo avuto la possibilità di sentire una bellissima, splendida voce di Claudia Sherdan, una cantante, una musicista conosciuta ai tempi del comunismo, se posso dire, in Romania, che dopo tanti anni la troviamo in Italia, dove sta svolgendo la sua carriera di musicista. Diciamo che ha ripreso a cantare dopo tanti anni che sei stata ferma, e devo dire che il pubblico è stato veramente contento stasera. Abbiamo visto un sacco di cittadini rumeni che amano e apprezzano ancora la musica rumena. Tu ci hai fatto emozionare, perché sono canzoni che ci ricordano l'infanzia, ci ricordano dei tempi brutti e belli, però una bella musica che continui a farci sentire. Ecco, raccontaci qualcosa di come ti senti dopo tutti questi anni, ricominciare a cantare e far di nuovo emozionare il pubblico. Come mi sento? Come dicevi tu prima, ho fatto 14 anni di pausa. Ho smesso di cantare nel giorno in cui mi innamorai e decisi di mettere su casa. Mi dedicai pienamente al ruolo di mamma e di moglie. Una volta fallito il mio matrimonio, dopo 10 anni ci siamo separati, e nel 2011 fui contattata da un chitarrista famoso italiano che mi propose di fare un disco con lui. Io sinceramente ero spaesata, perché dicevo: io non canto ormai da 14 anni, cosa vuoi fare? Io poi sono una cantante folk, tu sei un metalaro, cosa facciamo? E abbiamo fatto un disco in chiave rock, un rock melodico, tutto in lingua rumena. Da lì, da quel momento in poi, io ho ripreso a cantare in tutti gli effetti, in tutti i sensi. È sempre un grande piacere sapere di emozionare la gente, e sono tornata forse più carica ancora di prima. Perché la nostalgia di casa. Prima, quando cantavo in Romania, quando l'ho fatto per 21 anni, iniziai a 6 anni, ho smesso a 27, quindi per 21 anni crescevo nella musica e crescevo anche come persona, come donna, no? Poi, ruolo di madre, di moglie, e non mi vergogno a dire, come tutti i rumeni in Italia, anche io ho avuto i miei periodi di picco, i miei periodi difficili di nostalgia, di problemi per arrivare al fine del mese, tutto quanto. Poi riprendere e vedere il pubblico che percepisce ancora e che si emoziona ancora con le mie canzoni mi dà ancora più carica, e torno tutte le volte sul palco sempre più determinata, sempre più carica, sempre più con la voglia di tornare quella che ero, se non meglio di come ero prima. Yeah.
differenza per te tra cantare adesso nel 2014, perché siamo ormai nel 2014, e ai tempi? All'epoca, come dicevi tu, sotto il regime comunista c'era tanta censura, però posso dire che mi ritengo fortunata di essere nata sotto il comunismo, perché il comunismo a quell'epoca, il sistema che c'era, educava da piccoli, ci educava all'amore per la poesia e per la musica, e la musica è poesia. Ne abbiamo passate tante, perché tante volte volevamo fare dei brani che non erano concessi, ecco, non si potevano cantare, però il genere era diverso e l'artista era promosso per quello che era. Non c'erano tutti questi inciucci che ci sono oggi, come oggi, sia in Romania che in Italia o in altri paesi del mondo. Si sa un po' come vanno le cose. È molto difficile per me in Italia. È molto difficile perché in Italia non mi conosce, cioè mi conoscono in pochi, pochi ma giusti, dico io, e soprattutto un po' anche per la mia testardaggine di cantare in lingua rumena, perché io sono una cantante nata in Romania, è vero, vivo in Italia, canto sempre anche in lingua italiana, però non perdo l'occasione di proporre la musica rumena, la cultura rumena, per dimostrare che non siamo solo quello che si vede o fanno vedere, ma siamo molto di più. Sono molto fortunata perché ho a fianco a me dei musicisti italiani, dei grandi musicisti italiani, che tra l'altro furono loro a contattarmi e voler mettere in pista questo progetto di musica balcanica, musica italo-rumena, e stiamo ottenendo giorno per giorno risultati molto soddisfacenti per noi. Sì. Sinceramente io ho già fatto un concerto nel 2011, che fu il mio primo concerto di ritorno sui palchi, quindi il primo concerto l'ho fatto nel Teatro Nazionale di Satumare, la mia città natale, dove era il palco dove ho debuttato a 6 anni, e fu anche il palco dove ho cantato ultima volta in Romania nel 97. Perciò ritorno l'ho fatto lì. Ovviamente se dovessero capitare che mi richiamano, vado volentieri a cantare, ma poi torno in Italia perché la mia bambina è qua. Ho una bambina qua, nata di padre italiano, la sua vita è qua, e ovviamente ben venga, io vado ovunque, mi chiamano, se si trovano gli accordi giusti si va, siamo musicisti e andiamo. Die.
al momento non ho ancora l'elenco dei prossimi eventi, ce li hanno i ragazzi, sinceramente non so. So che domenica sarò a Castano Dado a un evento molto importante, creato sempre dai rumeni, nell'onore del nostro scrittore Mihai Eminescu. Sarà un pomeriggio di musica e poesia, un pomeriggio letterario, quindi questo lo so di sicuro, quindi domenica 12 gennaio a Castano Dado. Dopodiché non so sinceramente, perché siamo in fase di lavoro, però chi ha bisogno di cercarmi mi trova su Facebook come Corinna Claudia Sherdan. Il mio percussionista Massimo Fusaro, che è lì appoggiato al muro e fa finta di non sentire, vedi che si sta muovendo, Max Fusaro, sì, è un grande batterista, lui suona con diversi gruppi anche di reggae, perché loro sono un gruppo di reggae, è stato il percussionista di Roberto Vecchioni, Claudio, un altro bassista che ha suonato tutta la sua vita nella musica italiana con diversi gruppi, poi l'ospite che è arrivato stasera e mi ha fatto veramente grande piacere vederlo, che è venuto a sentirmi, è Mauro Sabione, il leader, il primo tastierista del famoso gruppo italiano Mattia Bazar. Abbiamo avuto invitata durante il spettacolo Angelique San, che anche lei negli anni 80 cantava con il gruppo Gen Angel, quindi insieme a suo marito, che è un saxista, anche lui l'hai visto dentro, Jean Paul, sì. Ho tanti amici, dei grandi, questa è un po' anche la mia fortuna, perché loro ci credono in me, mi sostengono e mi aiutano tanto.
il pubblico riderà, ma io voglio salutare i miei genitori prima di tutto e ringraziare loro per tutto il supporto che mi hanno dato prima, dopo e tutt'oggi. E voglio ringraziare il mio insegnante, il mio primo insegnante di musica, Sorin Berindei, che ha avuto tanta tanta fiducia in me e mi ha guidata da piccolina nella musica. E salutare tutti i rumeni in rumeno. Vă salut pe toți, vă doresc din suflet un an nou fericit, văzând că suntem încă la început de an. Țineți tare, viața știu că e grea, dar cred că noi românii putem să demonstrăm în lumea întreagă că suntem un popor unit, un popor care ne iubim tradițiile și cultura. Vă doresc tuturor multă, multă sănătate. O seară plăcută în continuare! Paesoni che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, niente, sono la terra. Paese mio, ti lascio, ti vado via. Yeah.
vivrà, vivrà.